Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Nessuna fiducia letta. Governo tradisce il Nord. IVA aumentata al 22%. Disoccupazione giovanile al 40%. Ogni giorno 1000 imprese chiudono o delocalizzano. Pressione fiscale al 68%. Qualche mese fa avevamo dato un'apertura di credito al governo Letta, perché il discorso era ampio, parlava delle grandi riforme. In questo discorso non abbiamo trovato nulla, è un po' un vivacchiare alla giornata, per cui abbiamo aspettato la replica, ma anche nella replica non c'era nulla sulla macroregione e su quello che avevamo chiesto, e quindi la nostra decisione, la linea più chiara e trasparente, è quella di votare contro il voto di fiducia. In questi mesi il vostro spocchioso ottimismo non ha compensato le mancanze dei provvedimenti che non avete fatto. Lei ha dimostrato sin qui che le manca il coraggio. A questo governo è mancato il coraggio di fare le riforme. Vi siete dimenticati di imprese e imprenditori, delle attività produttive, delle famiglie, dei disoccupati, dei giovani e persino dei comuni e degli enti locali. Non vorrei che lei continuasse su questa strada, cioè la continuità del governo Monti, quello dove gli imprenditori si sono suicidati e dove un suo ministro riesce ad andare in aula alla Camera a litigare con i parlamentari sulle crisi economiche che ci sono nel Paese, ma magari fosse un litigio solo con i parlamentari dell'opposizione, ma anche con quelli della maggioranza. Presidente Letta, quello che le abbiamo chiesto è una cosa seria. Quella di riconoscere una politica di territorio che è una politica che può dare spazio al Paese in maniera totale. Lei può ancora scegliere che tipo di opposizione vuole avere, 75% di risorse al Nord e una capacità immediata di rapporto con le regioni che lei conosce, Veneto, Piemonte, Lombardia innanzitutto, ma non perché è la più importante, perché è quella che ha dato il segnale più evidente da ultimo, per ragionare insieme a lei su una macro regione europea che sia di traino a tutto il Paese. Grazie. Presidente, con tutta la buona volontà, noi pensiamo che questo governo, per mille ragioni, non abbia più alcunché di positivo da dare a questo Paese. E pertanto, ragionando razionalmente, come fa quell'imprenditore, ma con grande amarezza, pensiamo che sia meglio staccare la spina e ridare la voce al popolo sovrano. Grazie. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.